Ed ecco perché i gatti si mettono a pancia in su quando ci vedono. Cosa ama coccolarsi? Fare cose stranissime ed è anche peperino. Il mio ex? No, stiamo parlando dei gatti. Nonostante i gatti siano stati animali domestici sin dai tempi di Cleopatra, c'è ancora molto su di loro che rimane un mistero. Come quando si rotolano per terra quando ti avvicini. Ma come mai? Continua a guardare per saperne il motivo e molto altro. Prima di avere il gatto nel sacco, premi il pulsante per iscriverti e suona il campanello per unirti a noi su Il Lato Positivo. Quando torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro, vedere il tuo adorabile amico felino appena varchi la porta è la sensazione migliore di sempre, a meno che non si stia nascondendo. Ed è una cosa normale se si rotola a pancia in su. Quando i gatti giacciono supini ed espongono il ventre, è il loro modo di dire ciao. Questo è particolarmente comune nei gattini. Sono entusiasti di vederti e sperano di attirare l'attenzione rimediando dolcetti, carezze e, naturalmente, una delicata carezza sulla pancia. Ma un amichevole ciao umano non è l'unico messaggio che un gatto invia quando ti mostra la sua piccola pancia pelosa. Esporre il suo stomaco mette un gatto nella posizione più vulnerabile. Se ti mostra la sua pancia mentre ti è vicino, ti sta dimostrando la massima fiducia. Non ha quindi bisogno di preoccuparsi della sua sicurezza quando è in tua compagnia, è del tutto a suo agio. Wow, che onore! Mentre la maggior parte del tempo se si sdraia sulla schiena, significa che è amichevole ed è un segno di fiducia. Non sempre significa che vuole essere toccato sulla pancia. Fai attenzione a non invadere lo spazio del gatto, a meno che tu non sia proprio sicuro che ami essere toccato proprio lì. Cerca altri indizi nelle orecchie e nella coda. Se la sua coda si muove avanti e indietro e le orecchie sono arretrate, questo significa che preferirebbe essere lasciato in pace. Gattino indiavolato! Ma qui stiamo parlando di gatti, quindi ci sono tante altre cose che fanno che ti lasciano di stucco. Qui sono spiegati alcuni dei più strani comportamenti felini, a partire da... 1. Strofina la sua testa su di te. Quando un gatto ti struscia fra le gambe e si strofina con la testa, non è forse la cosa più carina di sempre? Ma perché lo fa? Questo comportamento è in realtà chiamato testata e comporta il rilascio di feromoni dalla testa del gatto. Fondamentalmente è come se lasciasse il suo profumo su di te per assicurarsi che gli altri gatti sappiano che tu appartieni a lui. Oh, è orgoglioso che tu sei suo! O sta solo facendo in modo di mettere in chiaro chi possiede chi all'interno della famiglia. 2. Impastare. Ti è mai successo che il tuo gatto ti stia vicino accoccolato ed inizia a premere le sue piccole zampette su di te più e più volte? Quando i gatti fanno questo tipo di movimento, come per impastare il pane, è in realtà qualcosa che proviene da quando erano gattini e ancora prendevano il latte dalla mamma. Vedi, i gattini istintivamente premono le zampe sulla pancia della mamma per far scorrere il latte, il che significa pappa. Ma anche dopo che è cresciuto e smette di prendere il latte, questo comportamento gli rimane e quando lo fa significa che il tuo gatto è felice e a suo agio. Lo fa anche come un modo per alleviare lo stress, poiché questo è un rituale calmante innato. Se il tuo gatto lo fa spesso, significa che si sente a suo agio e protetto da te, come se tu fossi la sua mamma. 3. Sbatte le palpebre lentamente. Il tuo gatto ha mai tenuto un contatto visivo prolungato con te mentre sbatteva lentamente le palpebre per pochi secondi? È imbarazzante, lo so, ma questo è in realtà un modo per il tuo gatto di mostrarti il suo affetto. Sbattere le palpebre senza interrompere il contatto visivo significa che ha fiducia in te ed è a suo agio. Quando si dice occhi di gatto. 4. Osserva da lontano. A volte i gatti si tengono a distanza. Ok, diciamo che in realtà lo fanno praticamente sempre. Se al tuo gatto piace stare da solo e non vuole essere disturbato, questo è un comportamento felino ordinario. Tuttavia, se sembra che si allontani da te più del solito, vale la pena capirne il motivo. Se scopri che il gatto ti osserva da lontano ma non vuole essere toccato, questo potrebbe essere un segno che è nervoso o addirittura arrabbiato con te. Secondo l'esperto comportamentale felino Michael Rueb, i gatti possono scegliere di rimanere da soli se sentono un forte rumore o se c'è un'attività insolita in casa, come una ristrutturazione o una grande festa. Sfortunatamente non c'è molto che puoi fare in una situazione simile, tranne dargli il suo spazio. Fai come faresti con un adolescente lunatico. Dagli il suo spazio e non assillarlo. Alla fine verrà lui se vuole di nuovo attenzione. 5. Gratta i mobili.
Quindi compri al gatto il tiragraffi più costoso, ma il gatto vuole comunque affondare i suoi artigli nel tuo nuovo divano di pelle. Sì, può essere molto frustrante e decisamente creare confusione. L'esperto nella comunicazione con gli animali Whispers for Animals, Karen Miura, spiega che la radice di questo comportamento è il desiderio del gatto di essere territoriale, simile a quando un cane urina sulle cose per contrassegnare il suo territorio, che anche i gatti possono fare a volte, tra l'altro. Ai gatti piace grattare mobili per mostrare agli altri cosa è loro. Puoi pensare a questi graffi come linee tracciate di confine. Se vuoi salvare i tuoi poveri mobili, Miura consiglia di spruzzare gli oggetti con uno spray ai feromoni di gatto per aiutarlo a placarsi. 6. Batte i denti. Se i denti del tuo gatto battono molto velocemente, non significa che abbiano i brividi. In realtà è legata a un istinto naturale di cacciare. Questo è stato scoperto durante uno studio condotto da Fabio Roe della Wildlife Conservation Society, che si è concentrato sulle vocalizzazioni delle scimmie pezzate e del tamarin nella foresta pluviale amazzonica. Mentre i ricercatori studiavano le scimmie, un gatto selvatico entrò in scena e cominciò a fare chiamate identiche alle scimmie. Ciò ha portato Roe a concludere che i gatti copiano i richiami delle loro prede e persino i gatti domestici possono farlo. Mentre molti scienziati credono che il chiacchiericcio possa essere correlato all'anticipazione o alla frustrazione, la teoria di Roe è ampiamente riconosciuta. Quindi, la prossima volta che vedi che i denti del tuo amico iniziano a battere, dai un'occhiata. Potrebbe esserci un uccellino o un topo nelle vicinanze. A proposito di... 7. Ti porta animali morti. I gatti non sono così premurosi? Voglio dire, la pura generosità di portarti un dono inestimabile come un uccello o un topo appena ucciso. Ehi, non essere troppo duro con il tuo piccolo amico felino. Molti comportamentisti di animali credono che il gatto condivida un successo come ringraziamento per le cure ricevute. Anche i gatti fanno questo nella speranza che vedrai quanto sono bravi e gli presterai più attenzione. Se sei davvero stanco di questi regali morbosi, prova ad appendere un campanellino al suo collare. Non avrà molto successo a cacciare con quel coso attaccato. 8. Si siedono nei posti più strani. Se sei un proprietario di gatti e hai messo una scatola di scarpe vuota per terra, sai che non passerà molto tempo prima che il tuo gatto ci si metta dentro. Sono sicuro che tu abbia visto tutti quegli esilaranti video gatti pazzi online. Ed è così. I gatti amano infilarsi in spazi piccoli, anche se spesso in realtà sembrano veramente a disagio. Lo fanno perché li aiuta a sentirsi protetti e al sicuro. Se fossero in libertà, essere all'aperto li renderebbe vulnerabili ai predatori. Quindi ha senso che istintivamente bramino la sicurezza nei piccoli spazi. Quindi non preoccuparti di spendere i tuoi soldi duramente guadagnati su cuscini e letti speciali per gatti. Sceglieranno sempre una scatola di cartone o un lavandino dove appollaiarsi. 9. Sprazzi di energia nel cuore della notte. Ah, finalmente è ora di andare a letto e sei profondamente addormentato quando ti svegli per qualcosa che si è schiantato. Il tuo gatto è appena passato attraverso la stanza e ha rovesciato tutto sul suo cammino. E ora che cos'è? Sembra che pianga per nulla. Ma sono le 2 di mattina, per l'amor di Dio! Mentre questo comportamento può essere davvero sconvolgente, è del tutto normale. Ah beh! Molti gatti domestici trattengono molto della loro energia durante il giorno e poiché hanno un istinto notturno, spesso si scatenano nel cuore della notte. Che fortuna! Se vuoi fare a meno degli scatti di energia alle 2 del mattino, potresti provare a dare da mangiare al tuo micio prima di andare a letto o dargli un food puzzle per tenerlo occupato mentre dormi. Quindi, qual è la cosa più strana che fa il tuo animale domestico? Facci sapere nei commenti! Non dimenticare di dare a questo video un mi piace, condividilo con i tuoi amici e fai clic su iscriviti per rimanere su Il Lato Positivo della Vita. Miau!